16. Diviene lucido. È solo nella campagna, dalle ultime pennellate al suo quadro, un paesaggio macchiato di ruggine e bruciato dai fuochi che fioriscono sul fondo. I posteri diranno che ha visto quel paesaggio con gli occhi della pazzia. Poi si allontana dalla tela e si spara un colpo di pistola. Non muore e non perde i sensi. Si incammina verso la pensione con la tela sotto il braccio, perdendo molto sangue. Gli riaffiora alla memoria la prostituta con il volto bucato dal vaiolo che aveva amato in mezzo ai cocci di bottiglia. L'aveva accolta in casa alcolizzata, con un figlio e incinta, eppure l'aveva abbandonato. Lei aveva bisogno solo di sospiri umani. I suoi paesaggi camminavano distanti, il cielo si stingeva in un candore immemoriale. Giunse nella pensione che era tardi, si chiuse nella sua camera senza dire niente e morì all'alba, dopo aver fumato la pipa per tutta la notte. Commento. Per le guide la pazzia è il distacco del sentire dalla vita fisica, per cui l'individuo è presente nel piano fisico solo con il corpo fisico, astrale e mentale, ma non con la coscienza. Ma la pazzia è anche il dolore dei parenti e degli amici del pazzo e dello stesso pazzo, se la sua coscienza, come succede spesso, si ricollega ai corpi superiori solo a tratti. Allora il pazzo diviene lucido e soffre per la sua pazzia, di cui diventa temporaneamente consapevole.